Presidente Marsilio, progetto Popoli Terme, ma io direi di allargare il discorso perché la Regione ha puntato molto e punta molto sul turismo termale. Sì, noi 5 anni fa abbiamo trovato il turismo termale in Abruzzo all'anno zero, anzi peggio, nel senso che Popoli e Caramanico in prefallimento, un fallimento che poi si è conclamato durante il Covid e da cui non se n'è uscito, almeno a Caramanico, Rivisondoli che era un'altra stazione termale che non era mai stata presa in considerazione dalla Regione né accreditata con il servizio sanitario. Oggi la situazione è ben diversa perché Popoli Terme è una realtà, la città ha cambiato nome, ha investito su questo asset, è arrivato un investimento più di qualche investimento importante, compreso quello del fondo complementare del PNRR per la ricostruzione sismica che abbiamo fatto insieme al commissario Castelli e che permetterà appunto di qualificare l'offerta termale di questa città. A Raiano sta partendo una nuova attività e un nuovo stabilimento, Rivisondoli è stato accreditato e convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, a Caramanico attendiamo a giorni il DURC dell'azienda che ha vinto la gara per la concessione delle acque termali. Abbiamo inserito nell'accordo di coesione 9 milioni e mezzo per realizzare un impianto pubblico in attesa che i liquidatori fallimentari del Tribunale riescano a collocare sul mercato il vecchio stabilimento termale con l'albergo della Reserve. Speriamo che questo avvenga, anche se siamo critici verso l'attività dei liquidatori perché hanno fatto a nostro giudizio una valutazione eccessivamente alta, tant'è che per 3 diverse aste nessuno ha risposto. E la separazione tra l'impianto termale e l'albergo a detta degli addetti ai lavori, cioè di Federterme, dei principali portatori di interesse, era un altro ostacolo che non favorisce la partecipazione e l'offerta. Però anche a Caramanico, comunque almeno su un versante, quello dell'intervento pubblico, si comincia a vedere una strategia, una prospettiva, perché questi 9 milioni e mezzo sono oggi disponibili, approvati dal CIPES, aspettiamo anche lì soltanto la bollinatura della Corte dei Conti per poter poi trasferire i fondi al Comune e avviare il progetto.